Alla fine della riparazione di questa radio mi sono accorto che per errore ho cancellato la prima ripresa che ho fatto quando ho fatto le prove. In poche parole, questa radio, mi dice Alessio, mi diceva che non andava né in ricezione né in trasmissione. Io l'ho provato. E uscivo poco poco, ma forse erano fuori frequenze e sentivo un suono di sirena, una sirena. Poi ho cambiato il VCO, questo qua, ce l'ho messo uno che l'ho recuperato da una radio dismessa. Ho fatto la prova, funzionava per bene solo sui canali normali, solo che usciva questa sirena assordante. E quindi mi sono messo a sistemarlo. Sostituisco il file che ho cancellato, la ripresa che ho cancellato con questa qua come inizio del filmato, del video. E purtroppo succede, sono confuso e l'ho cancellato. Sul VCO un blocco di silicone, di colla. E questo VCO qua non è nemmeno suo, perché sembra una specie di relè, mi sembra strano. Qui hanno messo pure qualche altra cosa. Sono sicuro che questo non l'ho. Sto parlando staccato. Siena M, che in FM fa quel rumore, quella sirena, non so da dove incominciare. Adesso cerco di organizzare un po' le idee e vediamo quello che posso fare. Sotto qua è pure rovinato, eh. Condensatore qua un po'. Eccolo qua, hanno tolto lo schermo, però il VCO è quello suo originale. Evidentemente hanno tentato di sistemarlo. Ora io di là ho una radio dismessa. Voglio vedere se quello va bene. Glielo cambio il suo originale. Se non va bene devo mettere una di quelle autocostruite che ho trovato su internet. Eccolo qua, ero in quella radio lì. Cambiato il VCO e quel rumore c'è sempre. Sulla bassa frequenza, adesso devo controllare il finale audio. È la radio è tutta manomessa, è stata già smanettata qua, tutto libero. Praticamente c'è da impazzire. Ho isolato il finale di bassa frequenza, finale audio, ma nonostante ciò si sente questa auto-oscillazione che fa un rumore infernale. Dove vado a sbattere la testa? Hanno tolto qualcosa e non l'hanno rimessa a posto. Ne hanno aggiunto altri. Qui ci stanno pure questi due fili staccati. Due. C'è questo, c'è questo, c'è questo. Adesso devo entrare nella testa di colui che ha fatto questi lavori per vedere cosa intendeva fare con questi fili staccati qua. Quando arrivano in queste condizioni alle radio, uno si scoraggia, si scoraggia. Niente, devo interrompere per un po', mi devo rilassare un po' con la mente perché sto sballando. Ho risolto il problema, c'era questa resistenza qua che toccava su questo punto di ancoraggio qua. L'ho spostato e adesso va bene, adesso va bene. C'è un problema comunque, che i canali bassi, quelli sotto zero, non funzionano. Adesso devo controllare e vedere che quarzo è, e che quelli normali e quelli alti vanno bene. Questo è il quarzo 9, 940. Non so se è la frequenza giusta questa qua o è stato cambiato.
che sono andato a vedere sullo schema elettrico e tutti le radio che hanno questa scheda madre qua, è diversa la frequenza. Lo controllo meglio, vediamo un po'. La scheda madre è questa, PTBM059COX, però io non mi trovo qua con i quarzi, non so se l'hanno cambiato. Eccoli qua, dove sono? 10.025, 10.165 quelle medie, 10.277,5 quelle alte. Perché ci sta a 9.940? Vedete quanti problemi uno deve affrontare dalla mattina alla sera. Allora Alessio, forse ho risolto con questo quarzo qua, 19.880. Dovrei farlo funzionare sulla fondamentale, perché molto probabilmente questa frequenza è sulla seconda armonica. Infatti, se noi facciamo 19.880 diviso 2, mi viene fuori 9.940, però è fuori frequenza di qualche quasi mezzo canale. Quindi devo fare un accrocco, lo chiamo così, però è necessario. Metterò qui il quarzo dalla parte di sotto, poi qui ci metto un compensatore per regolare la frequenza. Qui c'è abbastanza spazio, quindi non tocca sulla carcassa superiore. Dovrebbe andare bene. Adesso faccio la prova e poi vediamo che succede. Allora, ho provato con il compensatore e tocca sul guscio di sopra, sul coperchio di sopra tocca. Quindi ho optato con due condensatori in SMD da 33 picofarad messi in parallelo e adesso sembra che va bene. Siamo sull'1, vediamo un po'. Siamo lì, 26.515. Quelle superiori erano pure spostate, l'ho sistemate per bene, vediamo un po'. E siamo lì. Quell'uno non conta perché se lo tengo acceso poi piano piano si sposta sulla frequenza precisa. Quello centrale, vediamo un po'. Ecco qua. Anche qui siamo a posto. E niente, adesso lo chiudo e lo proviamo. Per quanto riguarda il resto non tocco niente perché se tocco qualche altra cosa va a finire che non ci troviamo più, raccapezziamo, non ci raccapezziamo più. Credo che va bene, adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è provarlo. Allora, siamo in AM, da come posso chiamare, quel potenziometro a filo che abbiamo visto qui di lato in ceramica si può ancora alzare volendo la potenza, però io ho preferito abbassarlo un po' per avere la modulazione ancora più consistente. E abbiamo, sono 8 watt. Ola, tocca quasi 15 modulazione. Ola, ola, ola. Andiamo in FM è un po' cupo la modulazione, però è abbastanza comprensibile. Attenzione, attenzione, 1, 2, 3, cambio, cambio, prova, prova, ola. Andiamo in banda adesso, USB. USB. Sì. Ola, qui pure abbiamo 15, modulazione. Ora attenzione, 1, 2, 3, cambio. Attenzione alla frequenza, cambio, cambio. Andiamo sull'altro, anche se questa si usa di rado. Attenzione, attenzione, 1, 2, 3, cambio, la potenza è più o meno là. Ola, ola,
Cambio, cambio. E quindi anche questo l'abbiamo sistemato. Non ci speravo proprio. Bene, vi ringrazio per aver visto il video di questi due apparati e anche oggi vi auguro una buona giornata. Grazie ancora.